Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. New Andreas Italian Football Professional Shoes. Vasto assortimento di scarpe da calcio, calcetto e free time. Produzione propria, artigianale, made in Italy. New Andreas Shoes lo trovi in via De Gasperi 85 a Due Ville, Vicenza, a soli 800 metri dal casello autostradale di Due Ville. Buon pomeriggio a tutti, siamo in attesa di collegarci con lo studio di Napoli dove dovrebbe raggiungerci Luciano Moggi, ci auguriamo che non si sia perduto nel traffico napoletano. Intanto è tornato con noi oggi l'angolo parlante guidato dall'amico e collega Walter Varini e speriamo che tutto vada bene per le sue domande sempre così pepate. Ma speriamo che siano pepate, visto che si è finito il campionato, ci vuole un po' di sale in questo campionato, visto che c'è anche negli spareggi, sia in vetta che in coda per la Benissimo. Quarta posizione. Accanto a noi Mario Corso, che oggi festeggia, pensate, 150 puntate consecutive in trasmissione. Complimenti, hai resistito. Non male che non sono anni. Mario, il campionato appena concluso non ha entusiasmato molto dal punto di vista del gioco. Perché secondo te? Ma secondo me perché fino alla fine sono sempre stati dei problemi sia in zona bassa che in zona alta e allora le partite si giocano con più tensione e poi probabilmente non ci sono ancora non ci sono molti talenti e allora è tutto a discapito del gioco. Varini. Appunto ho parlato della vetta, signor Corso, io volevo chiedere, il Cesena è andato a vincere a Firenze, è entrato Piraccini, si vede che un uomo solo nel calcio può fare la differenza? No, io non credo che un uomo solo può fare la differenza, solamente se è un Maradona o al limite anche un Baggio, però Piraccini è un ottimo giocatore, è uno che ha molto carisma, è uno che sa dare la carica alla squadra, è importante sicuramente. Però non penso che nessuno sperava o pensasse che il Cesena vincesse a Firenze. Ecco, ci dovrebbe essere un'altra domanda. Sì, io volevo un'altra domanda per Corso. Si dice che il torneo cadetto sia la vetrina per i giovani, però ultimamente non se ne vedono tanto, si vedono soprattutto giocatori di lunga esperienza. Che cosa è dovuto questo? Forse perché non ci sono più vivai o comunque non ci sono più giocatori buoni dietro? Beh, sicuramente i vivai non sono... In gran parte le società non li curano molto bene, ma non che li curano bene per mancanza di volontà, soprattutto per mancanza di istruttori. E però qualche giocatore interessante sono venuti fuori, giovani importanti ce ne sono e più avanti diremo anche i nomi. Bene, passiamo adesso alle immagini, riguardano i servizi sulle partite delle squadre che non hanno ancora concluso la loro stagione, ormai è risaputo, ci saranno gli spareggi in testa e gli spareggi in coda. Si tratta dei servizi su Fiorentina-Cesena, Bari-Padova per la testa e Ancona-Acireale e Pisa-Andria per la coda. Va bene, va bene. Per il Cesena l'imperativo era vincere, missione compiuta. A Firenze ottavo successo esterno dei romagnoli, determinati e disposti a tutto contro una Fiorentina già pagata per la promozione conquistata con largo anticipo. Dopo due minuti gli ospiti sono in vantaggio. Sussi per Calcaterra, perentorio colpo di testa, nulla da fare per Scalabrelli. Il tempo di esultare e i ragazzi di Bolchi raddoppiano. Se ne va sulla sinistra Hubner, affrontato scorrettamente dall'estremo difensore Giliato. Rigore trasformato da Scarafoni. La Fiorentina, fischiata dai propri sostenitori, reagisce. Dopo una conclusione di Iachini, i padroni di casa accorciano le distanze. Baiano affonda in aria, ma un piede di Teodorani lo ferma. Ancora rigore, che lo stesso Baiano segna. I Gigliati attaccano, ma i bianconeri pungono in contropiede. A tempo scaduto, i giovanotti di Bolchi allungano di nuovo. Scarafoni imita Corso, la palla si infila all'incrocio. Nella ripresa, saltati gli schemi, i toscani assediano l'area degli ospiti, che si difendono rinunciando anche al contropiede. Boggi assegna il terzo rigore della giornata, che Baiano non sbaglia, ma la Fiorentina non ha più la forza e le idee giuste per recuperare lo svantaggio.
finisce 2-3. Il Cesena alla fine festeggia. Per i romagnoli la Serie B non è ancora finita. L'urlo incessante dei 25.000 tifosi baresi nel catino del San Nicola ha rappresentato il vero spettacolo della gara, all'inizio ma soprattutto alla fine della partita col Padova, quando è scattata la festa ufficiale per la promozione in Serie A, che prevede iniziative e manifestazioni per 5 giorni. In città i caroselli di auto imbandierate si sono susseguiti fino a tardi. Per il Bari di Materazzi e Matarrese il ritorno alla Serie A coincide con il lancio di un gioiellino fatto in casa, il 21enne Emiliano Bigica, che oggi per la gioia si è imparruccato alla Gullit. Avevamo già raggiunto la matematica promozione domenica scorsa da Cireale, quindi abbiamo giocato mentalmente liberi. Penso che il Bari abbia fatto una buona partita. In effetti la gara tra Bari e Padova non è stata eccezionale. I veneti, che hanno sentito molto la tensione di un confronto condizionato dal risultato di Firenze, hanno puntato alla vittoria e hanno sfiorato più di un'occasione il gol sia nel primo che nel secondo tempo. Ma è stato il Bari, sornione e pronto a colpire in contropiede, a segnare per primo con Pedone al 76esimo su corta respinta di Bonaiuti. Il pareggio dei veneti sul rigore 3 minuti dopo per fallo in aria su Franceschetti. Dal dischetto Galderisi ha spiazzato Fontana. A fine gara tanta amarezza nel Padova, ora costretto allo spareggio col Cesena, il DS Piero Aggradi. E se la Fiorentina, non dico avesse fatto il suo dovere, perché sicuramente l'ha fatto, però non avesse perso i 2 punti che ha mai concesso nessuno in casa, non sarebbe successo questo. L'allenatore del Bari Materazzi pensa al prossimo campionato. Ci batteremo, stiamo già lavorando, se si sa, regalia in giro per il mondo a vedere di migliorarci, per cui ci miglioreremo e faremo una buona squadra. Un guizzo di Ervatin dopo neppure 2 minuti ha dato il vantaggio all'Ancona ed ha complicato le cose alla Cireale, generoso ma pasticcione. Sospinti dagli oltre 2.000 tifosi, al seguito si sono sobbarcati 40 ore di viaggio, Sorbello e compagni hanno provato in tutti i modi. Ammirevoli per impegno, i siciliani hanno fallito anche un calcio di rigore concesso da Baldas per un contatto in aria su Morello. Dal dischetto lo stesso attaccante manda fuori dai pali. Baldas sorvola su questo fallo di mani nell'altra area di rigore e quindi la Cireale torna a costruire e sbagliare occasioni da gol, qui con Lucidi. L'Ancona fa l'indispensabile. Metà dei suoi si reggono a stento in piedi e così la Cireale passa nel finale del primo tempo con Sorbello pronto a toccare in rete in mischia. Anche nella ripresa siciliani costantemente all'attacco, bravissimi fino al limite dell'area e imprecisi nel tiro. Quando centrano lo specchio della porta ci pensa Nista, che fa fino in fondo il suo dovere. Agostini gioca pochissimi palloni, ma quando gli capita l'occasione ci vuole una prodezza di Amato per deviare. Vanno all'assalto fino al 90esimo gli ospiti, ma senza riuscire a cogliere una vittoria sostanzialmente a portata di mano. Il rimpianto di Papadopolo, la commozione di Guerini, portato in trionfo alla fine di questa sua lunga esperienza alla guida dei Dorici. La salvezza del Pisa è ancora da conquistare, dovrà vedersela con la Cireale nello spareggio. Dopo lo 0-0 di oggi con l'Andria davanti al pubblico delle grandi occasioni, oltre 11.000 gli spettatori. Finale abbastanza teso con le due squadre in 10 uomini. L'inizio aveva visto una prevalenza dell'Andrea che si era fatta pericolosa con Terrevoli, tiro all'esterno della rete, poi il Pisa ha preso in mano le redini dell'incontro, qui è Lorenzini che alza alto sulla traversa, questa punizione di Cristallini è deviata in angolo dalla difesa pugliese che ha manifestato una buona organizzazione di gioco. Ancora il portiere Mondini dice no a Muzzi, entrato in area, ancora Muzzi, diagonale, palla al lato. Su questa azione si conclude il primo tempo, nella ripresa c'è questo tiro cross di Rocco respinto dal portiere. Masolino lascia il campo in barella dopo uno scontro con Cristallini che viene mandato negli spogliatoi, ancora il Pisa in avanti, il colpo di testa di Brandani finisce alto sulla traversa, poi Muzzi cerca lo slalom ma finisce a terra, ma per l'arbitro non è calcio di rigore. E alla fine dell'incontro, al 45esimo, viene espulso anche il portiere dell'Andria, Mondini, per proteste. Lo sostituisce Ianuale, ma ormai la gara è finita. Alla fine incitamenti e segni di malumore del pubblico all'indirizzo del Pisa, che dovrà lottare altre 90 minuti per la salvezza.
Mario, giocare uno spareggio è certamente giocare una partita molto più difficile di quelle che si giocano domenicalmente nel campionato. Come si può vivere questa vigilia? Ma sicuramente ci sarà preoccupazione, tensione sicuramente. Poi una partita unica non ha diciamo, dei pronostici esatti, però credo che il Cesena sia moralmente più in condizione del Padova, perché probabilmente non pensa ad arrivare allo spareggio. Dal nostro angolo parlante Simonetta. Sì, una domanda signor Corso. Quest'anno per arrivare alla Serie A bastano 43 punti, l'anno scorso ne servivano 47. Significa forse che il campionato è calato di tono? No, non è che sia calato di tono. Secondo me c'è stato, appunto, come dicevo prima, un allentamento e anche i giocatori giocano con più paura. Il risultato minimo anche è importante. E probabilmente per fare il pari invece di vincere, questo è il motivo perché c'è meno punteggio. E adesso sentiamo dall'altra parte del nostro angolo parlante Grazia. Sì, una domanda per il signor Corso. Il Cesena si è dimostrato la squadra specialista nelle vittorie esterne e quindi risulta essere favorita nello spareggio col Padova, che ormai non ha più energie. Lei cosa ne pensa? Sì, lo stavo dicendo prima, probabilmente in condizioni migliori. Poi fuori casa rende di più perché ha dei giocatori che sono bravissimi in contropiede come Ubile e Scarafoni, e invece in casa giocando nello stretto hanno qualche problema in più. E appunto domenica si gioca fuori casa lo spareggio, probabilmente hanno anche questo vantaggio. Mario, quando tu eri allenatore, se mai eri allenatore, ti auguro di tornare prestissimo ad allenare. Spero. No, ma perché per qualche tempo ti sei dilettato qui con noi alla televisione. Dicevo, quando tu eri seduto sulla panchina, ti è mai capitato di giocare uno spareggio? No, spareggi no. Ho giocato le partite importanti col Barletta per la permanenza in Serie B, l'ultima partita del campionato, che equivaleva a uno spareggio. Però le tensioni sono veramente incredibili. E ecco, nello spogliatoio l'allenatore come deve fare per scaricare questo tipo di tensione? Perché ecco, ormai i giocatori non hanno più niente da dare. Sì, hai detto la parola giusta, deve scaricare la tensione, perché penso che una squadra, i giocatori arrivano in quel momento veramente troppo caricati e questo è un compito abbastanza difficile e direi molto importante. Oggi, siccome è la conclusione, la 150esima puntata, ti facciamo lavorare in maniera straordinaria. Sentiamo. Cercate di recuperarmi oggi. Simonetta, questa volta Bonetti però. Sì. Per la retrocessione il Pisa dovrà lottare contro un Arcireale abituato all'agonismo. I toscani potrebbero rischiare? Ma sicuramente rischiano, anche perché ho l'impressione che il Pisa sia e l'Arcireale sia in condizione migliore. Era già quasi in C, invece è riuscito a recuperare. E poi soprattutto ha una condizione fisica incredibile, però penso che come squadra sia superiore il Pisa sicuramente. È una partita molto difficile per tutte e due. Mario, scusami, abbiamo parlato spesso di condizione fisica. Il Padova in questo momento, l'abbiamo visto, lo hai detto, è un momentino sotto il livello di guardia. Allora, il Padova forse secondo me il motivo non è neanche la condizione fisica, è il fatto che ha paura di non arrivarci ancora, perché l'ha fallita gli ultimi due anni. E adesso sta tentando per il terzo anno consecutivo, già hanno fatto molto bene, però il doversi vedere sfuggire anche questa maledetta, diciamo benedetta promozione diventa quasi un incubo. Sentiamo Varini. Sì, abbiamo parlato molto di calcio, però questo calcio è anche coinvolto da inchieste, inchieste giudiziarie, fallimenti. Ma secondo lei, visto che è un esperto, non c'è modo di trovare un rimedio a questi guai? Ma i rimedi è difficile trovare, sono trovati dei rimedi, per qualche anno non si è parlato di calcio scommesse, però prima di parlare di calcio scommesse vediamo un po' cosa trovano, se c'è verità e soprattutto se sono implicati dei giocatori e dei federati. Andiamo avanti adesso con le partite, vediamo quelle che hanno permesso la salvezza di Pescara e Palermo. Si scrive classifica avulsa, si legge salvezza. Da Cosenza un calcio agli incubi e ai fantasmi. Nonostante i tre punti di penalizzazione, nonostante la partenza disastrosa, 5 punti in 10 gare, il Pescara ce l'ha fatta. Merito di Andrea Carnevale, 14 gol pesanti, record personale, ma merito soprattutto di Giorgio Romignani, alla sua seconda consecutiva salvezza miracolo, dopo Andrea. Per quanto riguarda
L'ultima giornata è relativo, secondo me è giusto tenere in considerazione questo grossissimo traguardo, laddove strada facendo, dicevo che se ce l'avessimo fatta sarebbe stata un'impresa mondiale. Era la gara della disperazione per il Pescara, vittoria doveva essere, vittoria è stata. Il Cosenza ha onorato l'impegno fino in fondo, ma nulla ha potuto contro la maggiore determinazione degli avversari. Giocare con l'acqua alla gola per una salvezza che si sa di questi tempi cosa può significare anche per una grande città come Pescara, è chiaro che loro avevano uno stimolo sicuramente superiore al nostro, che peraltro abbiamo cercato, abbiamo lottato, poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe per un fuorigioco fatto male, ma in quell'occasione si era fatto male Compagno. Subito in gol gli adriatici dopo 6 minuti, Compagno per Carnevale e pallone nell'angolino basso alla destra di Zanico. Il raddoppio al 17° della ripresa, dopo che 3 minuti prima Palladini aveva scheggiato la traversa. Apertura a sorpresa di Terragenere per Compagno, non scatta il fuorigioco dei difensori calabresi, pallonetto morbido e giochi fatti. E il Cosenza? Ecco il Cosenza al 20° con Paschetta, alla debutto in Serie B, di poco all'alto la sua girata. Poi al 31° ci prova Marulla su punizione di Caramel. Brivido per Pisano, poi più nulla. Con questa punizione bomba del libero Roberto Biffi, il Palermo batte il Monza e conquista la salvezza. Un traguardo arrivato al termine di un campionato travagliato, con pericolosi alti e bassi ed un finale drammatico che si è chiuso positivamente solo nell'ultima partita. Il Palermo doveva vincere per avere la matematica certezza della permanenza in Serie B e non è stato facile scardinare la difesa di un Monza diligente che ha messo in difficoltà in un paio di volte la squadra isolana. Al gol del Palermo la partita si è praticamente conclusa e dal fischio finale per i tifosi è stata festa. Il tecnico Salvemini. È sofferta, sofferta, molto sofferta, ad ogni modo meritata. Quando sei arrivato a Palermo pensavi di raggiungere questo obiettivo? Ci credevo, perché sennò non venivo qua. In modo è stata una salvezza molto sofferta. Il momento più brutto e il momento più bello di quest'anno? Ma sicuramente è sempre in finale il momento più bello. Ad ogni modo ci abbiamo sempre creduto. Ora in casa Rosanero si pensa al futuro. Il presidente Polizzi e l'amministratore delegato Ferrara vorrebbero cedere la mano. Ma a chi? Si è parlato dell'interessamento del dimissionario presidente del Venezia Zamparini, ma la trattativa si sarebbe arenata. Ed ora spunta anche una cordata di imprenditori locali. Liborio Polizzi, il futuro di questo Palermo a caldo, quale sarà? Sarà ancora lei il presidente del Palermo? Non lo so. So solo che noi l'anno prossimo dovremo lottare per la Serie A, altrimenti non ci sto più. Il Monza ha abbandonato la Serie B dopo un campionato poco fortunato. A Palermo la squadra brianzola ha dimostrato grande lealtà sportiva, giocando una gara all'altezza della situazione. Sonetti è il futuro, dove allenerà il prossimo anno? Ma è il futuro di Sonetti, adesso vediamo. Insomma, no. Comunque non resterà a Monza? No, devo dire però con grande dispiacere, perché a Monza ho trovato dei dirigenti straordinari e mi dispiace molto anche perché c'è un'attrezzatura lì a Monza bellissima, c'è tutto, però purtroppo quest'anno è andata così. Intanto a Napoli dovrebbe essere arrivato Luciano Moggi. Pronto Luciano? Ciao Gianni. Eccoci qui, finalmente. Ti sei perso per strada, eh? No, è Armandino che ha fatto tardi. Senti Luciano, molto spesso in campionato gli allenatori vengono esclusi dalla panchina e finiscono con il pagare colpe che non sono del tutto loro. Ma secondo te, a bocce ferme, preparando il campionato, non si potrebbe fare un bilancio preventivo e dire qual è la vera forza della squadra? Ma i bilanci non si possono fare, è il campo che fa bilanci. Certe volte vengono fatte delle squadre che sembra debbano vincere i campionati, poi magari lottano per retrocedere, quindi è un po' una cosa complicata. È chiaro che l'allenatore, che è il condottiero poi della squadra, finisce per pagare magari anche immeritatamente molte volte. Senti, è così difficile accontentare un presidente? Tu di presidenti te ne intendi, perché ne hai girati qualcuno nella tua vita, eh? No, diciamo che è una cosa abbastanza complessa, adesso ancora di più penso, però quando uno cerca di fare le cose bene e poi magari ci riesce, accontenta sempre tutti, compreso il presidente. Ci abbiamo dal nostro angolo parlante Grazia, che vuol farti una domanda, Luciano. Eccomi qua. Signor Moggi, sempre più spesso si hanno notizie di liti tra giocatori e presidenti. Secondo lei com'è possibile che accada questo? Basta non trovarsi d'accordo, basta che un presidente non si trova d'accordo con un giocatore e il giocatore con il presidente, si possono litigare. Non è certamente una cosa
è bella tra un dipendente e il datore di lavoro, però può capitare, ripeto, è mancanza di accordo, lite probabile. Ecco, oggi sai che si è concluso l'accordo, la lite tra Berti e Pellegrini. In quel caso non entra un po' in gioco la tua figura professionale, il direttore generale, il direttore sportivo? Beh, io intanto non dico che era una lite quella, era soltanto un cercare ognuno i propri interessi. Evidentemente c'è stato un limite entro il quale si sono trovati d'accordo e quindi hanno fatto. Però, ripeto, questo è tutt'altro che una lite, è soltanto una ricerca degli interessi propri. Un'ricerca degli interessi propri che passa attraverso gli zeri. Sentiamo Simonetta. Io vorrei rivolgere nuovamente una domanda al signor Corso. Il risultato dell'Andria quest'anno, che ha disputato un ottimo campionato nonostante grandi campioni, l'assenza di grandi campioni, da cosa può dipendere? Ma dipende sicuramente dall'ambiente tranquillo in cui si può lavorare. È arrivato ad Andria un allenatore molto bravo che è Perotti, è riuscito a far andare la squadra molto bene, velocemente all'inizio del campionato, hanno avuto diversi punti, tanto più che sembrava addirittura lottassero per la promozione, poi ha avuto, come era normale, una flessione e poi ha fatto un finale incredibile giocando con serietà e rubando, fra virgolette, molti punti importanti a squadre che dovevano lottare per retrocedere, tipo Pisa, oppure a squadre importanti che dovevano tentare, tipo Padova, la promozione. Ecco, adesso passiamo a vedere le brevissime sintesi degli incontri che non avevano alcun peso per la classifica e mentre vedremo queste immagini continuiamo il nostro dialogo. Mario, il Modena ha dimostrato grandissima vitalità, purtroppo però in ritardo. Sì, beh, la gestione Vitali era cominciata molto bene, però purtroppo nel finale hanno sprecato tutto, soprattutto in casa, perdendo dei punti incredibili. Il Ravenna è mancata di quella grinta necessaria per puntare alla salvezza. No, la grinta c'era e anche la squadra, perché hanno dei giocatori veramente interessanti e validissimi. Secondo me hanno buttato via appunto la speranza nella partita disastrosa che hanno fatto a Monza, dove hanno perso 4-0. Luciano, secondo te questa Serie B ha proposto veramente qualche buon giovane? Luciano? Sì, ti sento Gianni. Secondo te la Serie B ha proposto qualche buon giovane? Io direi proprio di sì, perché intanto la Serie B è sempre un campionato che propone dei giovani interessanti. Guarda, uno per tutti è Vieri del Ravenna. Ha giocato in una squadra che lottava per retrocedere, nonostante tutto ha fatto diversi gol. Poi Sogliano nell'Anconitana, voglio dire, tutti i giocatori che possono fare tranquillamente la Serie A, insomma. Luciano, ciao, sono Mario. Ciao Mario. Senti, scusa, secondo me sarebbe più logico che le squadre in Serie B partissero tutte alla pari, cioè non avessero il vantaggio quelle quattro squadre che hanno gli stranieri. Non si potrebbe fare un qualcosa per evitare questo, favorire appunto queste squadre? Beh, guarda, questo è difficile, ci hanno già provato in altre situazioni. Però è chiaro che le squadre che retrocedono non riescono magari a dar via i propri giocatori, oppure non li vogliono dar via, non si può impedire, siccome sono tesserati, di poterli tenere. Mentre... Sì, siamo, sicuramente, però gente che gioca, squadre che gioca con un Agi o con il Battistuta, Effenberg, sicuramente hanno dei vantaggi incredibili. Certo, ma infatti c'è stato un momento in cui si prospettava anche e la possibilità di uno straniero in Serie B, poi però sono stati tutti contrari e non è andata avanti la cosa. D'altra parte questa è la situazione e questa bisogna tenere. C'è Barbara dal nostro angolo. Sì, vorrei fare una domanda a Corso. Quali sono le sue previsioni per gli spareggi? Chi salirà in Serie A e chi retrocederà in C1? No, io non posso rispondere perché non voglio crearmi inimicizie. Saranno due partite difficilissime con quattro squadre che meriterebbero tutte sia andare su che rimanere. Purtroppo la realtà del campo sarà diversa, ma penso che hanno tutte le stesse possibilità, sia che andare che tornare, che rimanere che tornare.